Dal 27 al 29 di settembre torna il Festival della Dieta Mediterranea qui ad Alberona, organizzata dal Club per l'UNESCO. Quest'anno il tema, settima edizione, il tema è quello della sostenibilità e della identità. Il messaggio che vorremmo mandare è proprio questo, che conosciamo meglio le nostre identità, nel caso di specie quelle agroalimentari, e cerchiamo poi di valorizzarle, cercando anche di capire qual è il sistema oggi innovativo di coltivazione e di allevamento, però vorremmo, con l'aiuto e il supporto della scienza, comprendere se tutto quello che si fa nel nostro territorio è comunque rispettoso dei principi della sostenibilità, di cui ormai non se ne può fare a meno. Tre giornate divise su tre comuni, Troia, Lucera ed Alberona. Ci saranno una serie di laboratori, convegni scientifici, workshop con esperti, con anche scienziati, no? Senz'altro, siamo molto soddisfatti, molto felici, perché quest'anno il festival ha assunto una piega territoriale più ampia, perché innanzitutto abbiamo avuto il patrocinio di diversi comuni dei Monti Dauni e poi lo condividiamo con il comune di Troia, grazie anche all'intervento del GAL, che appunto ci ha organizzato la serata di apertura a Troia presso il Centro del Gusto, e poi prosegue ovviamente Lucera, perché abbiamo organizzato questo festival anche con il Club per l'UNESCO di Lucera, e infine il 29 in modo particolare sarà una giornata molto intensa su Alberona. Il leitmotiv, la particolarità, la caratteristica di questo festival, così come lo abbiamo impostato sin dall'inizio, è un format fatto di scienza, di cultura, ma anche di momenti ameni che sono di arte, di giornalismo, di presentazione di libri. Naturalmente questo importantissimo evento per il territorio partecipano diversi enti, no? Sì, diversi enti, c'è una bella contaminazione tra comuni, associazioni, perché abbiamo coinvolto anche altre associazioni di service quali i Lions, i Rotary, ma soprattutto abbiamo creato anche una rete con altri club UNESCO d'Italia con i quali andremo a collaborare. Questo in vista di un coordinamento nazionale per la diffusione dei principi e dei valori della dieta mediterranea. Ma non solo, sul territorio siamo felicissime perché cominciamo a intravedere la possibilità che questa piccola cosa, che è nata da Alberona anni fa, possa diventare, perché no, il Festival dei Monti Dauni, come noi ci auspichiamo a breve, tant'è che già hanno dato il loro contributo di partecipazione il comune di Biccari, il comune oltre Troia ovviamente, oltre Lucera, il comune di Biccari, il comune di Rosseto Valfortore, di Celle San Vito e gli altri comuni che sono compresi nel coordinamento dei comuni cosiddetti di Monte Cornacchia, quindi un gruppo di comuni con cui abbiamo cominciato a dialogare e speriamo che questo possa diventare in futuro, insomma, un dialogo un po' più esteso.